salutiamo, buonasera Rino. Buonasera a voi. Buonasera Gattuso, le buone intenzioni, le parole in genere vanno tradotte poi con i fatti sul campo, mi sembra che la risposta della squadra in queste due partite sia stata molto positiva. Su quello non avevo dubbi, perché se avevo la percezione che la squadra non stava e non faceva nulla e non ci seguiva, era meglio prendersi i buti che se andare a casa. Però non dimettersi. No, in quella situazione può cambiare, perché se vedi una squadra che non ci sta qua a testa, è normale che se c'hai un po' di buon senso vai dalla proprietà e glielo fai presente, dopo ci sono tante soluzioni come poter fare, non avevo dubbi. Oggi la partita mi è piaciuta, perché giocare contro il Parma, tecnicamente, una squadra tecnica fa sempre fatica, è una squadra ostica, una squadra che viene sempre a pressare. E mi è piaciuto il fatto che mancavano 5 minuti, abbiamo preso 6 fai laterali, mi è piaciuto che quando abbiamo cambiato ci siamo messi a 5, abbiamo usato il pericolo, abbiamo saputo soffrire, questo mi è piaciuto, perché si può stare che certe volte si può giocare non bene tecnicamente, ma si gioca da squadra come abbiamo fatto oggi. Oggi quando siamo messi a 5, secondo me abbiamo fatto molto bene. La squadra è una squadra viva, dopo è normale che dobbiamo migliorare, però dopo vado a vedere quello che stiamo facendo, con tutti, non solo un attaccante di ruolo, e mi chiedo forse dobbiamo fare di più, perché lo ripeto, se all'Inter gli levi Lukaku e Lautaro e altri giocatori, noi oggi l'attaccante di ruolo ci abbiamo solo Petagna. È difficile. Gattuso, lei ha vinto tutto da calciatore, ha giocato in grandissimi club, in un grandissimo club, ha fatto una grande esperienza anche di gavetta, e perché ci ha tenuto così tanto a puntualizzare queste cose? Insomma, perché l'abbiamo vista nell'ultima partita, dopo l'ultima partita, molto, molto nervoso. Insomma, Ragazzi, io qua sto prendendo scaffa a destra a manca tutti i giorni, sembra che siamo penultimi in classifica, vengo massacrato puntualmente tutti i giorni, dopo mi dite è gente che non conta nulla quello che parla, ma è difficile, e dopo ripeto, e siccome si smanetta tanto, e dopo i giocatori un po' qualcosa gli rimane, poi ha voglia di dire, perché io non leggo nulla, a me mi può mandare qualcosa il mio avvocato, qualcosa, Lombardi mi può dire qualcosa, ma io non leggo nulla, perché non voglio farmi del male da solo. Però... Quindi ha fatto bene De Laurentiis a confermare la fiducia? Io devo lavorare, dopo io perdo 2 partite, adesso mi tocco le parti sotto, perdo con l'Atalanta, perdo il Genoa e sono di nuovo in discussione, ma non si lavora così, io penso che non si può lavorare così, penso che ci vuole serietà, Erano parole rivolte, parole rivolte all'esterno piuttosto che magari all'interno della stessa società. Ma forse non lo so, questo dovete giudicarlo voi, dopo quando è iniziata sta tarantella, perché io certo che lo so, ma non sto a dirlo, non sto a fare polemiche, però sta tarantella è cominciata da un mese a questa parte, non è cominciata l'altro ieri e si sta parlando. Allora capisci, dopo offese, sento parlare della mia pescheria, innanzitutto nella mia pescheria ci vuole classe per andare a mangiare, sento parlare che sono un maleducato, sento parlare che sto morendo, non posso più allenare, sento che sono incapace, quello ci sta, forse sono incapace è la cosa più vera, però capite che non è facile, è una roba anomala quello che sta succedendo qua. Dopo ripeto, se qualche tifoso da tastiera non c'ha nulla da fare, c'è lockdown e comincia a scrivere e sta ore e ore sulla tastiera, quello non è un mio problema, però devo dire che parole pesanti sono uscite da gente che lavora da tanti anni qua, già riconosciuta, e tante offese gratuite, e penso che questo non lo possa accettare, specialmente per come sono fatto io sanguigno. Dopo altre cose rivalutiamo, sul contratto, sulle altre robe. Contratto, voi sapete che a me del contratto, ragazzi, io posso firmare pure 5 anni, 10 anni di contratto, io non sono legato ai contratti, io sono legato alle mie emozioni, voglio fare il mio lavoro come lo so fare, voglio sapere di che morte bisogna morire, basta, dopo se ho sbagliato io, se ho sbagliato Aurelio, non lo so.
Ma però scusami, questo benedetto contratto prima o poi dovete decidere se firmarlo o no, perché... No, adesso bisogna parlare di partita, adesso non si parla più, adesso fatemi domande di partita, non si parla più. Vabbè, si parla da partita, andiamo sulla partita, vai con Marocchi. Oddio, perché siamo fiume in piena, ci hai già detto tutto. L'unica cosa, tornando quindi alla partita, perché fuori altrimenti vado in confusione, tornando alla partita, è vero, partita giocata male tecnicamente, c'erano tutte le altre cose, tra quelle che hai elencate, la furbizia, quindi conquistare i falli laterali, anche tre cartellini, credo. E giocare di squadra. Sì, giocare di squadra e tre cartellini, perché se gli altri sono più forti fisicamente non bisogna farli arrivare in porta, bisogna fermarli prima e poi ci si mette a posto. No. Quindi tutte le cose che non si erano viste nelle partite giocate bene tecnicamente, oggi tutte quelle cose importanti, quanto stoppare la palla, si sono viste. Ed è per questo che la squadra mi è piaciuta tanto. Dopo, ripeto, tecnicamente no, ma tutte le altre cose che ci sono venute a mancare in questi mesi le ho viste. Sono molto contento. Sono molto contento perché era da tanto che non li vedevo. E siamo stati là a battagliare, abbiamo avuto difficoltà. Questo abbraccio, scusami, loro hanno avuto... che significato ha? Perché non è un abbraccio normale, non è, come dicevo prima, di facciata, non è una cosa ipocrita, mi sembra una cosa molto sincera. No, perché l'ho insultato, vedete che non ci volevano scienziati per capire, ci siamo messi 5-4-1 e con la mano parlavo, dopo 10 minuti ancora non aveva capito che doveva stare, doveva fare il quarto di destra. No, ma c'è un buon rapporto, ma guarda, a me, io penso che la cosa più bella con i miei calciatori, io so pane, pane, vino a vino, quello che dico finisce là, e sanno che da parte mia non c'è rancore, non c'è nulla, dopo qualcuno, ed è giusto così, non può, pensa di giocare di più, non gioca, mi sta col musino, però c'è grandissimo rispetto, io ho grandissimo rispetto dei miei calciatori, loro lo sanno. Guarda Dino, io che la partita... l'ho guardata come te, ho detto addirittura che serviva questo tipo di vittoria per liberarsi di qualche complesso di questi discorsi degli ultimi mesi. Io ti dico una frase, una volta ho letto su un libro: i fantasmi esistono solo se ci credi. Tu credi agli abbracci, non credi ai fantasmi, se non ci credi non esistono, se invece sono veri è un altro discorso. Ma io sai che credo, io credo al lavoro, io credo la mattina bisogna svegliarsi, farsi una bella doccia prima calda e dopo l'ultimo minuto bella fredda, mettersi un bel profumo, vestirsi, andare a lavorare con grande serietà. Io credo a questo e ho sempre fatto così nella mia vita. Però bisogna stare bene dove si va, bisogna sentirsi a suo agio, perché penso che la mia vita dice e quando sto bene con me stesso, quando sto bene in un posto, riesco a dare sempre il massimo. Ma lei si sente a suo agio, Gattuso? Io, ripeto, mi sento a mio agio quando sono a Castelvolturno che i miei giocatori, non mi sento a mio agio come quello che sta succedendo qua, non mi sento a mio agio, per niente, non, siccome ripeto, credo fortemente nelle emozioni, credo fortemente in quello che faccio e l'aria che si respira non mi piace, ma l'avete capito, da un po' di tempo che non mi piace. Ma Rino, il rapporto col presidente com'è? Cioè, vi siete visti? Rino, il rapporto col presidente ci racconti l'altro giorno quando è venuto in albergo, cioè avete avuto modo di parlare anche tra di voi, non solo davanti alla squadra? Il rapporto col presidente è sempre stato un buon rapporto, sempre stato un buon rapporto. Non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia un po' di delusione per tutto quello che è successo c'è, e io non voglio essere ipocrita, sono un essere umano e dico quello che penso, però c'è grandissimo rispetto. Una persona più grande di me, sono un suo dipendente, non mi ha mai fatto mancare nulla. Gli ho chiesto un giocatore, me l'ha preso, Bakayoko, e mi fa allenare una squadra forte. E il rispetto non mancherà mai da parte mia. Però delusione perché pensi siano stati contattati altri allenatori, per quello? È stata gestita male, secondo me, basta, rispondo solo così, punto e basta. Perché io non mi sono permesso, anche se non ho firmato, di andare, e tante squadre, qualche squadra mi ha chiamato e mi sono seduto a tavolino. Sono fatta la persona corretta, ho allenato, non sono andato da nessuna parte. C'era qualche appuntamento, non mi sono presentato e ho fatto la persona corretta, come penso quello che sono.
Bene, Rino, grazie, grazie, grazie davvero anche per la franchezza e la sincerità, come sempre. In bocca al lupo. Un abbraccio, grazie a voi. A presto.